Fabio Montanari, allora MVP di questa partita. Partiamo dalla tua prestazione, insomma sei arrivato da sole 3 partite, sono già prestazioni importanti quelle che stai facendo, era un anno che rifermo, diciamo che avevi tanta voglia di tornare a giocare. Diciamo a tutti, diciamo che non è stato facile per me stare fermo, diciamo che ho sofferto un po' purtroppo e comunque appena rientrato devo ringraziare anche il coach che mi ha dato subito l'opportunità di rientrare e dargli un contributo, diciamo, alla squadra. Ecco, stasera siete partiti molto forte, subito con tanto ritmo, che è quello che vi chiede coach Giubertoni. Avete messo la partita sulla velocità, sulla fisicità, sull'intensità. Due primi quarti molto belli, poi nel terzo quarto c'è stata la reazione della Gilbe. Avete dovuto faticare un po' di più perché in difesa avete lasciato qualche varco di troppo. Sì, esatto. Abbiamo giocato in modo veloce, diciamo, attaccandoli il più possibile, perché comunque loro sono una squadra lunga e magari sono un po' più lenti, noi un po' più rapidi. Per quanto riguarda l'inizio del terzo quarto, noi magari siamo partiti un po' più rilassati perché eravamo comunque sopra di, adesso non mi ricordo quanto. Di 16, grazie. E dunque ci siamo rilassati, soprattutto in fase difensiva, e ci hanno punito. Ecco, siete stati poi bravi a riprendervi, a rimettervi in ritmo. Stasera molto bene al tiro da fuori, sia tu che i tuoi compagni. Può essere una chiave per le prossime partite questa? Sì, sicuramente, anche perché abbiamo, diciamo, delle chance di difficoltà alla difesa, perché o comunque ci fermano il tiro da fuori o le penetrazioni, sulle penetrazioni, quindi o uno o l'altro ci devono fermare. Adesso arriva una partita fondamentale, insomma siete primi in classifica con una partita in più rispetto alla Virtus Lumezzane. Mercoledì sera sarà lo scontro diretto sul loro campo, che cosa ti aspetti? Ma aspetto sicuramente che loro mettono tutta la loro energia, la loro cattiveria il più possibile, perché comunque anche loro ci tengono, hanno una partita in meno di noi e sicuramente vincere contro di noi li gaserà, diciamo, dal punto di vista del campionato. Allora noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, complimenti, alla prossima. Grazie mille.